Poco prima delle una di lunedì, due uomini con volto parzialmente travisato, di cui uno armato di un coltello di piccole dimensioni, circa 5 cm la lama, hanno messo a segno una rapina ai danni della filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Garibaldi a Viareggio, già presa di mira in altre circostanze dai malviventi. Si sono fatti consegnare dagli impiegati un ammontare di circa 10.000 euro. In banca c'erano una quindicina di clienti che non si sono accorti quasi di quello che fosse accaduto. Poi i due autori della rapina sono fuggiti, facendo perdere le tracce. Aspettavo il mio turno e il direttore ci ha detto: scusate, c'è una rapina. Ma voi non avete visto niente? No, perché non abbiamo avuto il tempo di vedere chi è entrato e chi è uscito. È stata una cosa velocissima, in due minuti hanno fatto tutto. Due ragazze, quantomeno due uomini. Due uomini, insomma. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viareggio, che adesso anche con l'ausilio delle telecamere sia all'interno che all'esterno della banca hanno avviato le indagini di rito con la speranza di poter reperire indizi utili per poter identificare e rintracciare gli autori della rapina.